Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti ai nuovi iscritti. Oggi è un video molto molto tranquillo, giusto per scambiare quattro parole. È un video che sentivo di fare più per me che per voi, anche se vorrei che qualcuno possa trovare utili i miei pensieri. Come avrete visto dal titolo, che non ho ancora deciso, però sarà un titolo molto parlante, in modo tale che chi non è interessato all'argomento può anche non guardarlo. In questo periodo sto riflettendo molto, sto pensando tanto, perché ogni volta che arriva, l'anniversario, tra virgolette, della mia operazione, della mia prima operazione causata dalla malattia che ho attraversato, comunque, ci penso molto alla mia esperienza. Poi io cerco di non pensarci, ma poi purtroppo ci sono i vari effetti collaterali delle cure e i problemi che sono rimasti, cioè non è una cosa che uno può dimenticare perché crea comunque dei limiti. Avevo fatto già un video a 1 anno e forse anche a 2 anni di distanza. Non perché io voglia mettermi in mostra, perché non c'è nulla da mettere in mostra quando si attraversano queste malattie, ma perché quando ero nel clou delle cure, ho io stessa cercato, non ero ancora su YouTube, e ho io stesso cercato dei video per sentirmi meno sola, perché in quel periodo lì cerchi certe informazioni che non siano le qualunquate che spesso si sentono dire, cioè io le cose che mi sentivo dire, questo l'avevo anche detto nel mio primo video, a 1 anno dopo dalla mastectomia, comunque ti senti dire, ovviamente, ma no, tranquilla, andrà tutto bene, cioè. Io paradossalmente lo davo per scontato che andasse tutto bene. Io una vera paura di morire non ce l'avevo, non l'ho mai avuta, se non in alcuni frangenti. Quindi per me era una qualunquata dirmi andrà tutto bene. Cioè io volevo sentirmi dire altro. Lo so che è brutto detto così, però questa è la realtà. E io voglio dire la realtà delle cose, non essere una qualunquista come tante. Cioè la frase andrà tutto bene, sì, e sti bip, cioè falla pure andare male. E il fatto è che una persona in quel periodo lì si trova ad affrontare veramente una batosta, delle cure pesantissime. A 2 anni di, no, 3 anni, scusate, a 3 anni di distanza, 3 anni e qualche mese, perché io l'intervento di mastectomia l'ho fatto il 2 maggio del 2018, quindi siamo quasi ad agosto, quindi è passato un po'. E quindi faccio un piccolo aggiornamento di come si sta 3 anni dopo il patatrac. Io subito dopo l'intervento non vedevo molta luce, anche perché avevo veramente tanto dolore, che ho avuto, cioè mi sono trasportata comunque veramente per tanti mesi, almeno fino al secondo intervento di ricostruzione, dopodiché è cominciato ad andare molto meglio. A 3 anni di distanza sicuramente psicologicamente sto molto meglio, anche se il mio tumore, che era bello tosto, ha lasciato comunque dei segni sul fisico non indifferenti, e non parlo di cicatrici. Però parto dalla cicatrice, nel senso che io avevo vissuto veramente male, anche se inaspettatamente, l'impatto fisico, perché sfatiamo il mito, almeno a me, io vi parlo chiaramente della mia esperienza, poi se c'è qualcuno che ha vissuto un'esperienza diversa sono felice per queste persone, però per quanto mi riguarda l'intervento di ricostruzione non è stato un intervento di ricostruzione di un seno come può esserlo per una donna che si va a rifare il seno per aumentare la taglia, ecco. Cioè, voglio dire, io quando mi guardo allo specchio vedo un seno deturpato.
E nonostante io non sia mai stata una persona superficiale o, cioè lo vedete, non sono una che si trucca così spesso, cioè mi trucco, ma non sono una che ci tiene così tanto, sono molto easy e infatti non pensavo di, cioè pensavo di subire bene il trauma e invece assolutamente no. Questo l'ho detto anche sempre nel mio precedente video, i primi tempi non riuscivo neanche a farmi la doccia perché non riuscivo a vedermi, a guardarmi e scoppiavo a piangere prima di entrare nella doccia e mentre facevo la doccia. Tra l'altro avevo dei dolori lancinanti. Ecco, questo lato qui è molto migliorato anche grazie comunque agli antidepressivi, perché comunque per 3 anni sono andata avanti ad antidepressivi che mi hanno aiutato, seppur leggeri, comunque devo dire che mi hanno aiutato molto. Dopo 2 settimane già che riprendevo, le crisi erano passate. Qualche mese fa ho deciso io di interromperli, proprio più o meno a maggio, quindi all'anniversario dell'intervento ho deciso di interrompere l'assunzione di antidepressivi. Le prime settimane, anzi diciamo anche il primo mese, è stata tosta perché probabilmente nonostante mi avessero detto che non creavano dipendenza, non avrebbero creato dipendenza, in realtà io ho accusato un mese di home down che non è stato facile, poi però adesso mi sono ripresa e chiaramente non ho più avuto nessun tipo di crisi a livello fisico, anche se gli occhi li ho, gli specchi in casa li ho. E comunque io continuo a vedere un seno deturpato. L'ho accettato, ho accettato la nuova Roberta. Mi rendo conto che forse se fossi stata più una ragazza più giovane, probabilmente avrei sofferto di più e non nego che forse avrei provato a cercare un chirurgo estetico e vedere se fosse possibile un miglioramento. Ora non lo faccio perché comunque non è che mi considero vecchia, però ho imparato ad accettare questa cosa. Poi appunto è una cosa che vedo io e ovviamente il mio compagno in intimità, poi dall'esterno non si vede nulla, quindi va bene così. Che timori avevo 3 anni fa quando cominciavo ad uscire dalle cure più pesanti? Avevo il timore che ad ogni controllo avrei sempre avuto paura che venisse fuori qualcosa. Avevo timore che non avrei mai più trovato quella tranquillità che avevo prima quando magari andavo a fare dei controlli, cioè comunque sia prima che mi venisse diagnosticato il cancro, quando andavo a fare un controllo, io non avevo mai l'ansia, cioè lo facevo perché proprio per prevenzione. Non ho mai pensato di avere brutte notizie, ecco. E chiaramente quando poi ti arriva una batosta del genere, è ovvio che ti viene da pensare, non riuscirò mai più ad andare ad un esame tranquilla. Alcune mi dicevano, no, ma vedrai che dopo ti abitui, cioè ti abitui e quindi vai a fare i controlli, ma ritorni con la serenità di un tempo. No. No, mai più tornata a quella serenità. Comunque vivo, non dico che vivo un'angoscia assolutamente, ma probabilmente quello perché già prima andavo alle visite tranquillissima ai tempi quando ancora non mi era stato diagnosticato nulla, mai avuto l'ansia e quindi non è che vado angosciata, però non vado tranquilla, chiaramente. Anche perché poi sempre qualcosina salta fuori, cioè il fisico dopo, io penso che siano state le chemioterapie proprio, cioè non è stato il cancro in sé, ma le terapie che giustamente per aiutarti da una parte, ma sono una botta dall'altra e quindi secondo me hanno talmente indebolito il fisico e il sistema immunitario che sta un po' crollando tutto, cioè l'equilibrio del mio fisico io non credo che sia più come quello di una volta, nonostante siano passati 3 anni dall'ultima chemio. Poi mettiamoci anche che chiaramente appena viene trovato qualcosa fuori posto, i medici
essendo all'interno dei 5 anni, i primi 5 anni sono a rischio di recidiva, chiaramente si allertano e rientri in un giro di esami per escludere comunque cose brutte. Ora lo dico, posso dire questa prima parte perché fortunatamente si è rivelato nulla, però ad esempio qualche mese fa, anzi un anno fa, avevo iniziato ad avere dei formicolii inizialmente al viso, poi alla mano, e dopodiché col passare del tempo questa situazione è sempre andata peggiorando fino a che il formicolio ha preso tutta la metà sinistra del corpo. E quindi rientri in un turbine di esami su esami, ti rivoltano come un calzino, per fortuna, e per fortuna non era una recidiva, ma si tratta di effetti collaterali lasciati purtroppo dalla effetti collaterali permanenti, perché non sono mai più andati via quegli effetti, lasciati da un medicinale contenuto all'interno di una delle chemio a cui io sono stata sottoposta 3 anni fa, che è andato praticamente a rovinare il sistema neurologico. Ora, fortunatamente questa cosa non succede a tutti. C'è da dire che io in una delle chemio che ho fatto ho avuto un problema di tossicità e per un farmaco sul quale hanno dovuto pompare per salvarmi, per salvarmi la vita, perché quello è, ed è quello che mi fa stare tranquilla, cioè nel senso che non vado in crisi, io non sono arrabbiata, no, non è vero, ogni tanto mi arrabbio, però mi arrabbio per aver avuto il cancro, perché purtroppo sono così con i miei nuovi limiti a causa di questa malattia. Però si impara anche a convivere con queste cose, e poi non è sempre l'effetto collaterale, non è sempre pesante e forte tutti i giorni, cioè ogni giorno è diverso. È un lavoro che bisogna fare di accettazione su se stessi, sicuramente. Non si può pretendere di voler essere come si era prima. Ecco, questo è il grande lavoro, secondo me, che bisogna fare. Io mi arrabbiavo tantissimo quando in ospedale io piangevo e dicevo non sono più quella di prima, e le infermiere mi dicevano non devi più pensare a quello che facevi prima e a come eri prima, che è una frase bruttissima. Io mi arrabbiavo ancora di più, perché, ma io sono Roberta, io sono quella di prima. E in realtà bisogna lavorare molto su questa cosa, metabolizzare che si è attraversata una malattia molto pesante, con farmaci pesanti, ma che ci hanno salvato la vita. E bisogna ridimensionare il nostro equilibrio. E non è che non si possono più fare le cose che si facevano prima, magari se ne possono fare di meno, semplicemente quello, ci si stanca un po' prima. Poi non lo so, magari fra 10 anni scoprirò che il mio fisico recupererà tutte le energie. Poi io ripeto, io spero che non per tutti sia così, io porto la mia esperienza perché magari se qualcuno guarderà questo video e magari questa persona dirà, cavoli, ma io non sono più quella di prima, io non riesco più a fare. E si sente sola, magari ascoltando il mio video dice: ah no, vedi, non sono l'unica. E allora io dico: impariamo a, per quanto difficile sia, e io sono arrivata a questo dopo 3 anni, comunque, cioè è un percorso, non è una cosa che si può metabolizzare da un giorno all'altro. È difficile, non è assolutamente facile e è brutto. Quello che ci è successo è veramente una cosa brutta, però siamo qua e penso che questa sia la cosa veramente fondamentale. Quindi io sto continuando ad inseguire i miei sogni e sto cercando di volermi bene, di prendermi cura di me. Quindi il succo del discorso comunque è: abbiate pazienza per chi sta vivendo la stessa esperienza che ho vissuto io, e serve tanta tanta pazienza.
c'è Lucky, dotatevi anche voi di un Lucky nella vostra vita. Bisogna continuare a sorridere, non perdere mai la speranza. Bisogna imparare a essere forti, ma io penso che in queste esperienze poi la forza arrivi comunque, perché anche io non avrei mai pensato di trovare la forza, cioè io lo ripeto sempre, se me l'avessero raccontato, se mi avessero detto quello che mi sarebbe successo, negli anni a venire, non avrei mai pensato di reagire come sto reagendo adesso, come d'altronde non avrei mai pensato di aprire un canale YouTube e raccontare queste cose. E spero che la morale di questo video, di questo messaggio sia molto chiaro, che non sia, che non venga frainteso come un mettersi in mostra, perché ripeto, non c'è nulla da mettere in mostra quando si attraversa una malattia come questa. Chi passa questa malattia non è contento di averla passata. Avrei veramente voluto parlarvi di uncinetto o robe del genere, ma siccome io ho aperto il canale per dare un messaggio positivo legato alle mie creazioni, ma legato comunque alla mia brutta esperienza, quindi ogni tanto sento la necessità di raccontarvi e di portarvi appunto uno spaccato della mia vita, e sperando veramente di aiutare qualcuno. Se avete delle domande, scrivetemelo pure qua sotto. E io vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do appuntamento. Vuoi dirlo? Lucky. E vi do appuntamento al prossimo video con un bacino di Lucky. Ciao!